Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al convegno nazionale Il progetto Piccole produzioni locali venete, alimenti sicuri con il gusto della tradizione. Innanzitutto vogliamo ringraziarvi per essere qui così numerosi in una giornata importante, perché oggi si siglerà un accordo quadro tra la Regione del Veneto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il Consorzio PPL Venete e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, per l'avvio di una collaborazione finalizzata alla promozione, sviluppo e al consolidamento di iniziative volte a supportare le PPL. Il progetto della Regione sulle PPL nasce in via sperimentale nel 2007. Nel corso di questi anni si è fortemente sviluppato, consolidato ed implementato, fino ad arrivare ad oggi con questa firma di questo, diciamo, accordo tra le istituzioni e le PPL. Ma adesso entriamo subito nel vivo del nostro convegno ed abbiamo il piacere di avere qui con noi Luca Buffon, referente regionale progetto PPL, direttore del servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, azienda ULS 2 marca trevigiana, che ci parlerà delle modalità operative e dei risultati raggiunti. Abbiamo anche Mario Piccolo, produttore PPL, che ci fornirà una sua testimonianza diretta, e poi abbiamo Maria Chiara Ferrarese, del direttore CSQA, che ci esporrà il valore della certificazione della filiera agroalimentare. E per finire questo primo blocco, Alessandra Luisa Amorena, direttrice dell'unità organizzativa sicurezza alimentare della Regione Veneto, che ci illustrerà invece il ruolo della Regione. Prego, a Luca Buffon la parola. Beh, grazie, buongiorno a tutti. Allora, comincio, scusate l'emozione, ma non vi preoccupate, penso di arrivare alla fine. Il progetto Piccole Produzioni Locali rappresenta che cosa? Fondamentalmente è l'azienda agricola che trasforma i propri prodotti primari, sia di origine vegetale sia di origine animale, secondo però dei principi importanti, ovvero per poter far così l'istituzione, in qualche maniera, no? Noi sanità e l'agricoltura ci siamo messi in qualche maniera un po' al servizio, ma interpretando che cosa? Una normativa comunque europea che esprime due concetti importanti, no? Che è la sostenibilità e l'adeguatezza, due concetti importanti, perché per dire che cosa? Perché alla fine esprime un principio importante, che è quello della flessibilità. Infatti nel pacchetto igiene della Comunità Europea 852/853/2004 vengono proprio espressi questi aspetti di flessibilità che noi abbiamo interpretato poi con una normativa regionale. Principi importanti questi della flessibilità, che vedono la possibilità di esprimere proprio secondo un principio di adeguatezza e proporzionalità, che può dare appunto la possibilità di sviluppare, secondo la valutazione del rischio, questo aspetto di promozione, ma soprattutto di sicurezza alimentare. Flessibilità perché? Perché la flessibilità dà, no, anche riconosciuta attraverso la Comunità Europea, appunto, la possibilità, per parallelismo ai prodotti tradizionali, la possibilità di dare, no, questo percorso igienico-sanitario in maniera adeguata e proporzionata all'entità produttiva. E questo perché? Perché la Comunità Europea riconosce comunque, no, i cibi tradizionali, per utilizzare poi anche metodi tradizionali e quindi per tutelare alla fine i nostri piccoli produttori locali. La flessibilità è servita anche a noi come istituzioni, in particolare la sanità, per dire che cosa? Partendo dall'aspetto che dobbiamo tutelare, no, il consumatore, e questo ci dà la possibilità di generare valore pubblico, secondo che cosa? Un vestito diverso, cioè un approccio, no, all'adeguatezza, che parta non più dai requisiti ma dagli obiettivi,
se dobbiamo raggiungere questo aspetto di idoneità in maniera proporzionata ed adeguata, dobbiamo sicuramente pensare a un obiettivo e non più ai 2 metri di piastrelle piuttosto che a un percorso dallo sporco al pulito o agli investimenti che dobbiamo fare per un piccolo laboratorio. Scusate. Ecco, e con questa normativa che è nata ancora appunto nel 2007-2008, abbiamo voluto comunque come Regione Veneto dare questi principi importanti dentro la normativa. La sicurezza igienico-sanitaria prima di tutto, poi la possibilità attraverso questa normativa di integrare il reddito agricolo delle piccole aziende, ma anche comunque delle aziende agricole, e comunque anche l'aspetto proprio di dare un valore aggiunto a quella che è la produzione primaria. I principi quindi di questa normativa rispondono a che cosa? Alle richieste che i produttori facevano, alle richieste anche dei consumatori e anche ovviamente in conseguenza al mantenimento di quegli aspetti di biodiversità importanti, ma approvando che cosa? Soprattutto soluzioni sostenibili, criteri di sicurezza semplici in mano ai produttori che possono essere in qualche maniera adeguatamente semplificati, ma soprattutto quell'aspetto importante che si chiama accompagnamento, perché il produttore non può essere lasciato da solo, il produttore ha bisogno in qualche maniera della nostra istituzione, ma soprattutto ha bisogno di aprire una porta unica, non può passare 20 uffici, dobbiamo pensare che la risposta deve essere univoca, quindi noi istituzioni, ripeto, dobbiamo unirci, ci siamo uniti per dare proprio questa risposta unica. Vediamo se... Ecco, come diventa una PPL? Cosa significa diventare PPL? Qual è il percorso che l'azienda agricola fa, che l'operatore fa? Chiede una cosa importante che noi abbiamo mantenuto, che è il sopralluogo preventivo. Cioè noi andiamo in campo su richiesta del produttore che invia tramite posta certificata o comunque attraverso telematica, per via telematica, a ogni protocollo dell'ASL, no? Del Veneto, o meglio a ogni protocollo di ogni ASL che è dedicato tra l'altro con una posta, no? Dedicata, la richiesta attraverso un modulo di richiesta di sopralluogo preventivo. Questo sopralluogo preventivo prevede che cosa? Che in quel percorso di quel locale di pertinenza dell'azienda agricola o dell'abitazione dell'azienda agricola si possa realizzare secondo una sorta di prescrizione un aspetto importante che è quello pigiato. Sa che è pigiato. Eccoci qua. Allora vediamo se vengono concordate in sede del sopralluogo appunto tutti gli adeguamenti che quel locale avrà, ma quel locale sappiamo è un locale che non ha delle particolari cose che possono essere invece identificate con un laboratorio a tutti gli effetti. Dobbiamo rendere comunque un percorso igienico-sanitario all'interno dei locali di casa, all'interno dei locali dell'abitazione del nostro produttore. Questa è un'immagine anche abbastanza eloquente che dice che cosa? Che senza cambio destinazione d'uso, quindi quel locale rimarrà, il garage piuttosto che un qualche altro locale di casa che non ha magari l'altezza perfettamente adeguata ai 3 metri piuttosto che un percorso dallo sporco al pulito, ma senza cambio destinazione d'uso rimarrà urbanisticamente lo stesso, ma con tutte le indicazioni o meglio tutti gli aspetti igienico-sanitari importanti affinché alla fine quel prodotto sia garantito e sicuro. Quindi possiamo avere lo spogliatoio come nell'abitazione, il WC usato quello dell'abitazione, la cantina tradizionale piuttosto che comunque la realizzazione di un locale unico in tempi diversi. Quella immagine che vedete infatti è eloquente, è una casa, chiamiamola colonica, delle nostre campagne, dei nostri allevatori, che ha realizzato al posto della stalla, se vedete, quel locale con l'apertura del portone bianco, un aspetto importante perché in quel portone poi vengono realizzati anche gli aspetti di aereazione e illuminazione che sono richiesti, ma che comunque in un locale unico possiamo fare lavorazioni in tempi diversi. Questo per esempio è un esempio importante, questa è un'immagine del laboratorio prima che noi troviamo molto spesso nei nostri sopralluoghi preventivi e questa invece è l'immagine dopo, quindi abbiamo in alto a sinistra come vedete
un laboratorio dedicato alla smilatura piuttosto che ai prodotti da alveare. Abbiamo sotto in basso la possibilità di trasformare, o meglio di macellare, polli e conigli. A destra invece abbiamo anche un laboratorio che viene dedicato ai salumi. Come vedete, ci sono anche attrezzature tradizionali come i tavoli in legno, perché il concetto di flessibilità, che noi in qualche maniera adeguiamo quel percorso, tiene conto anche di questi aspetti, purché ci siano materiali e metodi che garantiscono comunque alla fine la sicurezza alimentare. Quel tavolo in legno, nel momento in cui avrà quella crepa o quel taglio dovuto al coltello piuttosto che a qualcos'altro, sarà levigato, ma avrà comunque un'idoneità, anche perché i controlli nostri sanitari ci hanno dato esiti favorevoli proprio sull'aspetto della sanificazione che l'operatore fa. Il controllo di queste procedure che l'operatore impara da noi, perché lo formiamo e perché ogni tanto lo sentiamo e perché in fase di sopralluogo lo formiamo, vengono anche raccolti attraverso il portale della Regione Veneto che è dedicato. In questo portale infatti ci sono pubblicati i manuali di buone prassi, e anche qui è una svolta importante, perché anche qui la Comunità Europea non riconosce più nei manuali di HACCP quell'efficacia di risoluzione o di ottenimento in qualche maniera di un abbassamento del rischio o di un abbassamento in qualche maniera delle positività a patogeni alimentari. L'adeguamento invece con manuali di buone prassi sono quei vestiti, è un vestito alla fine, che adeguatamente proporzionato e adeguato all'attività produttiva, ma che ogni operatore fa di sé, può realizzare un percorso logico e idoneo alla sua produzione. Questi manuali sono fatti in maniera semplice, ma poi i colleghi che verranno dopo di me vi spiegheranno un po' meglio. Hanno delle immagini, c'è l'immagine sì, la foto sì, la foto no, c'è la spiegazione, ma hanno questo concetto proprio di seguire passo passo tutta la produzione e dedicati a ogni tipologia produttiva. Sempre nel portale i nostri produttori comunque trovano aggiornato quello che è il nostro piano di campionamento, ma che comunichiamo anche attraverso formazione in maniera periodica, e poi gli aspetti degli aspetti analitici, quindi le accompagnatorie, i verbali di accompagnatoria dei campioni che poi avranno un esito per il produttore, che infatti sempre nel portale, con accesso personalizzato, ha la maniera di vedere puntualmente e in tempo reale l'esito delle proprie analisi. Questa è una cosa importantissima. Noi li vediamo di tutti, loro lo vedono personalizzato, ognuno per sé. La cosa più bella, grazie alla formazione e a questa semplificazione, è che li abbiamo abituati a tirare sul telefono ogni volta che c'è un problema. Questa è la cosa più importante. Perché? Perché non hanno bisogno di, tra virgolette, farsi male, ma hanno bisogno sicuramente di un'indicazione, di una corretta percorso per adeguare questo processo produttivo e quindi la sicurezza del prodotto. Questo è il portale che identifica anche le 12 tipologie di prodotti. Infatti siamo partiti con i salumi, ma poi abbiamo aggiunto anche le carni avicolicole, come vedete, le confetture, tutti gli aspetti dei vegetali, comprese le farine, le alghe lemurgiche, i prodotti da alveare, come vedete, il pane prodotti a forno, l'olio extravergine di oliva, i formaggi sia di malga sia di pianura, e dopo anche sull'aspetto malga ne parleremo anche con i colleghi, le chiocciole, come vedete, la pasta secca, la birra e il sidro. Quindi 12 tipologie di prodotti che sono state integrate nel tempo sempre con aspetti importanti che dicevamo prima di valutazione del rischio. Quindi sicurezza per il produttore significa mettere in sicurezza anche il consumatore. Ecco la parte formativa, e qui ringrazio anche le associazioni di categoria che come enti accreditati partecipano al progetto proprio organizzando questi momenti formativi importanti, e questa parte formativa è divisa in due moduli: un modulo generale, modulo A di 9 ore, e due moduli separati per i prodotti di origine vegetale e per i prodotti di origine animale. Adesso siamo arrivati a 1500 produttori, 3 sono i 15 che si ripetono in questa giornata, 15 anni di partenza di questo progetto,
15 i primi produttori, 1500 adesso no, siamo arrivati. Come vedete ci sono anche i numeri elencati delle, no, di numero di aziende agricole separate per tipologia produttiva, quindi questa è un po' la nostra realtà del Veneto. Qui lo vediamo rappresentato in maniera, diciamo, percentuale, no, a forma di questo grafico a torte. Come vedete la parte dei salumi è più importante, abbiamo anche comunque una buona percentuale dei prodotti di origine vegetale, ma comunque tutti quanti hanno la loro dignità. Ricordiamoci sempre che in quel laboratorio possono essere realizzate in tempi diversi, con le adeguate sanificazioni, prodotti nelle stagionalità richieste. Perché? Perché normalmente, no, e tradizionalmente il salume lo si fa d'inverno, magari la confettura la si fa a fine estate, e così via tutti gli altri prodotti. Ecco, qui chiamo in campo sempre nell'arco e nell'aspetto che le istituzioni si sono messe insieme e si stanno nuovamente messe insieme, e oggi avremo questo accordo quadro importante. Richiamo l'attenzione e anche ringrazio il professor Samuele Trestini e la dottoressa Alice Stiletto, perché nel Dipartimento appunto TESAF di Agripolis, dell'Università, perché stiamo studiando anche un aspetto economico importante, perché abbiamo detto, no, è una sostenibilità e soprattutto quell'integrazione al reddito importante. Quindi queste espressioni, questi principi che vengono, no, espressi in queste parole, no, sono tutte favorevoli e sono state raccolte attraverso delle interviste, e questo è un po' un prima partenza per sviluppare una, diciamo, pubblicazione, se riusciamo, anche da un punto di vista scientifico valida, per definire che la sostenibilità economica di questo progetto. Quindi abbiamo un esempio, pensiamo all'aspetto economico importante della trasformazione di salumi, in cui la redditività pura per ogni suino diventa alla fine di 500 euro. Non vorrei banalizzare, però questo è un'integrazione al reddito importante. Perché? Perché l'azienda agricola di questo ha bisogno, sempre nell'ambito del percorso igienico-sanitario e della sicurezza alimentare. Le considerazioni di questo lavoro che svilupperà, e quindi queste prime considerazioni, cosa ci dicono? Che il produttore, quindi attraverso il progetto, ha maggiore libertà di poter trasformare i prodotti delle piccole produzioni locali secondo una tradizione, secondo un sistema, no, antico, ma in qualche maniera sempre nell'ambito della sicurezza alimentare, dando quel sostegno al reddito importante e l'integrazione al reddito. Tramite appunto la trasformazione di questi prodotti abbiamo anche il mantenimento di quello che si diceva della biodiversità, di diversificazione dei prodotti, e un valore aggiunto poi non solo per se stesso ma anche per il territorio che può esibire questi prodotti, perché ricordiamoci che questi prodotti sono venduti sia in azienda agricola sia alla ristorazione, quindi a dettagliante locale, in provincia e provincia Contermini. Quindi questa è importante perché dà valore aggiunto a quelle zone non solo marginali ma anche quelle zone che hanno dei prodotti particolari che sono importanti. E questo in maniera, ovviamente, con questo progetto, trasparente e legale. Quindi abbiamo anche in qualche maniera, fortunatamente, reso trasparente questo chiamiamolo mercato, ma soprattutto questa tradizionalità importante che sempre di più anche il consumatore apprezza. Il portale poi della Regione del Veneto dà evidenza anche a ogni azienda agricola tramite una propria scheda, quindi presentata con, ovviamente, i propri prodotti, le proprie peculiarità, e quindi ogni azienda è presente nel sito con la propria scheda, con l'aspetto importante che dicevamo, che è quello dell'area riservata per dare in tempo reale l'esito delle proprie analisi, e la visualizzazione è anche semplice, quindi in questo aspetto di visualizzazione dei semafori ogni produttore vede ogni partita secondo la valutazione del rischio e secondo un piano di campionamento definito da noi, in qualche maniera l'esito delle proprie analisi. Quello che vi dicevo prima, la cosa importante è che quando c'è il semaforo giallo e il semaforo rosso, per fortuna i nostri produttori si sono fidelizzati, si fidano dell'aspetto istituzionale che noi abbiamo messo in campo, perché li siamo andati a trovare non solo, ma perché siamo presenti quando loro hanno un problema, e quindi si sono abituati a tirare sul telefono, che è la cosa più importante. Perché? Perché abbiamo bisogno anche noi, soprattutto e prima di tutto, di fare prevenzione, io dico attiva. La prevenzione attiva è quella importante, perché, no, si risponde non solo al telefono ma si riesce a risolvere il problema in tempi certi e adeguati, sempre per la sicurezza alimentare. Ricordiamoci questo principio, che prevenzione
vuol dire in qualche maniera mettere al sicuro chi produce prima, no? E di conseguenza abbiamo anche la sicurezza del consumatore. I vantaggi dei piccoli produttori sono importanti perché la promozione del progetto è data dalla regione, e quindi questo alberello che vediamo, no, anche nel sito, nel portale o anche nell'etichetta dei prodotti che i nostri produttori hanno, ha un significato importante, che è dal campo alla tavola in qualche maniera, quindi è una forchetta a forma di albero proprio per questo. Poi perché in qualche maniera questo processo di analisi che noi facciamo sui prodotti lo facciamo prima che il prodotto venga messo sul mercato, ed è fondamentale questo di fermare eventuali problemi prima che ci possano essere dei problemi. Quindi questa è una cosa, anche novità importante di questo progetto. L'altra cosa importante è proprio l'utilizzo attraverso il portale di poter pubblicizzare per ogni azienda agricola la propria, no, produzione. E in questo aspetto qua, nel progetto da ormai 5 anni, abbiamo voluto inserire, su richiesta sempre di una particolare produzione, le scuole di agraria e le scuole alberghiere di fatto possono partecipare al progetto. Perché? Perché noi stiamo crescendo anche nell'ambito della cultura della sicurezza alimentare, che è importante, perché con gli studenti noi possiamo parlare di questi aspetti igienico-sanitari, possiamo parlare di un aspetto promozionale di un territorio, di un prodotto, ma sempre nell'ambito di un percorso igienico-sanitario. Ecco che anche la scuola diventa attore di questo aspetto qua, e quello che noi vorremmo lanciare oggi è anche un altro aspetto importante, quello di riavvicinare il mondo del lavoro al mondo della scuola, portando le nostre aziende agricole PPL all'interno della scuola per specializzare ancora di più la propria ricetta, la propria capacità produttiva, sempre nell'ambito della sicurezza, ma riavvicinando questo aspetto di mondo della scuola e mondo del lavoro. Il modello Veneto, proprio perché è diventato una cosa importante questo progetto con 1500 produttori, ma soprattutto con la sicurezza alimentare, si è sviluppato prima in altre regioni, ma addirittura anche fuori Italia, come vedete a Creta, no, in Grecia, e nello stato di Pernambuco in Brasile. E qui chiamerei un attimo a fare una battuta il dottor Mauro Camicia di ILA, che, con il quale stiamo sviluppando proprio negli stati latinoamericani tal quale il progetto diciamo di questa nostra regione. Non so se funzioni, se no ti faccio avvicinare al microfono perché... Buongiorno a tutti, grazie Luca. Buongiorno. Prego. Io sono responsabile di cooperazione dell'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana, ILA, che ha sede a Roma. È un'organizzazione governativa di cui fanno parte l'Italia e le 20 repubbliche dell'America Latina. Noi ci occupiamo di progetti di cooperazione in vari settori, uno di questi è quello agroalimentare. Abbiamo riscontrato negli ultimi anni una sempre maggiore richiesta di paesi di entrare nella rete con il PPL, di dare una formalizzazione a tutta la produzione informale che c'è in quei paesi. Quindi ci siamo conosciuti in Brasile parecchi anni fa, adesso vorremmo una partecipazione al PPL in uno dei nostri eventi maggiori, più importanti, che è il forum sulle piccole e medie imprese che si terrà a Montevideo, Uruguay, ad aprile, e proporre il PPL, presentarlo sia al paese che ospiterà l'evento, quindi l'Uruguay, ma soprattutto all'Argentina, che è il paese che al momento ci sta chiedendo più collaborazione in questo senso. E nulla, grazie di tutto, dell'attenzione, non vi rubo tempo. Grazie Mauro. Sempre nell'ambito delle istituzioni, questo progetto si prefigge anche un'altra cosa importante, e qui oggi è la giornata giusta, no? Come vedete, questo convegno nazionale è il primo convegno che facciamo. Con noi sono collegati tanti colleghi di altre regioni, molti al sud Italia, che salutiamo, e questo vuole essere oggi in qualche maniera anche questo un aspetto importante, perché vorremmo lanciare volentieri la nostra esperienza con una sorta di, dicevamo prima, no, con il commissario alla peste, scusate se chiamo in campo, per portare questa esperienza nel resto d'Italia o nelle regioni che ci chiedono, con una sorta di formazione itinerante. Insieme al dottor collega, no, Andrea Cereser dell'Istituto Dottor Profilattico, saremo lieti di poter portare volentieri questa esperienza, quindi questa è una cosa direi molto importante.
alla fine, insomma, diciamo che la cosa più importante è che fra le mani non ci sia soltanto l'impasto di salame, ma la consapevolezza che questi produttori hanno che questa è la cosa più importante, che non c'è solo l'impasto di carne, ma la salute soprattutto di chi consumerà questi prodotti. Con questo vi saluto e vi porto un saluto anche dai nostri produttori, che ogni anno, ogni due anni al massimo, noi li chiamiamo, ma periodicamente a seconda delle necessità, li chiamiamo a in qualche maniera aggiornare le proprie capacità, le proprie sicurezze e le proprie fidelizzazioni con le istituzioni, che sono la cosa che abbiamo costruito in questo periodo. Grazie. Grazie. Grazie al dottor Buffon, che ci ha anche appunto spiegato quanto la regione poi e tutto quanto questo concertato che vedremo man mano di elementi sono volti a incentivare anche l'adesione di produttori di PPL, e oltretutto fa capire quanto sia importante la formazione, poi l'affiancamento e anche quanto poi verranno sostenuti questi piccoli produttori anche con un certo marketing. E per parlare appunto della propria esperienza abbiamo qui Mario Piccolo, che è un produttore PPL, che mi sembra che abbia cominciato proprio da un sottoscala e ci fa capire come anche proprio noi singoli possiamo cominciare un'attività di PPL, che può essere una start-up che poi può crescere, perché noi in Veneto siamo un grande esempio di piccola poi impresa che è cominciata magari da piccola e poi si è sviluppata, quindi può diventare proprio un'attività e non soltanto un qualcosa che ci aiuta a vivere un po' meglio sotto vari punti di vista, ma può essere proprio anche un'attività che anche i nostri ragazzi giovani possono seguire proprio con i prodotti della nostra terra. Sì, grazie, ben arrivati a tutti quanti, scusatemi ma io non ho l'arte oratoria del dottor Buffon, sono un agricoltore, quindi se lui è emozionato io sono di più. Allora, per capire un po' come nascono le PPL, vi faccio una mia breve, tanto non è importante per nessuno, una mia breve storia personale. Io nasco agricoltore, faccio le mie prime esperienze durante le vacanze. Il microfono va e viene perché a volte si preme e si spegne inavvertitamente. O si scarica. Comunque io faccio le mie prime esperienze da agricoltore dai 0 ai 15 anni in Maiga, perché i miei genitori avevano una Maiga, quindi io tutte le vacanze di Natale dal 21 giugno al 1 ottobre ero in Maiga e quindi ho ben respirato quell'aria. Poi finite le scuole, l'agricoltura negli anni 70 non era proprio così florida come ora e quindi sono andato a fare l'artigiano, avendo poi la fortuna di tornare in agricoltura. Durante questi 20 anni di artigiano, comunque, scusate il ripetimento, ma ho avuto la fortuna di seguire un orcino che d'inverno andava presso le case a fare il prodotto tradizionale, i salumi della tradizione. E quindi 20 anni di questa esperienza, il sabato e la domenica, e quindi così. Nel 2001 ho avuto la fortuna di riprendere in mano l'azienda di famiglia, perché il mio cuore comunque era legato alla terra, e lì, avendo anche più tempo, ho implementato questo, chiamiamolo, secondo lavoro di Rocino, e quindi riuscivo a capire quali erano le esigenze e le limitazioni che c'erano. Già nei primi anni 2000 il nostro tessuto sociale si è ben evoluto con l'arrivo dei primi turisti e con quant'altro, e quindi anche domandavano i prodotti tipici del territorio, la ristorazione cominciava a domandare i prodotti tipici del territorio, però li potevamo commercializzare di notte e quindi era un po' un problema. Nel frattempo ho avuto la fortuna di rappresentare il mio comune come assessore all'agricoltura, rappresentarlo anche nella comunità montana delle Prealpi Trevigiane e quindi gestendo un po' anche l'amministrazione sempre dell'agricoltura e dei prodotti tipici. Avendo queste due competenze, forse competenze sbagliato, però avendo la conoscenza di entrambi i lati della barricata
e sentendo il rumore che veniva dal territorio, ma perché non si può le nostre soppresse? Noi siamo partiti più con le soppresse, i salumi sono sani, li abbiamo sempre mangiati, li lavoriamo in una certa maniera, e quindi avendo anche la responsabilità di così essere portavoce dei miei cittadini, ho provato a vedere presso l'USS, presso il settore veterinario, se c'era la possibilità di far emergere sia dal punto fiscale sia dal punto di vista sanitario, prima sanitario e poi anche fiscale, perché comunque si rischiava, di far emergere quello che era comunque una realtà. Ho trovato due persone particolari che mi hanno dato ascolto. Siamo insieme andati a bussare alle varie porte, abbiamo trovato la politica che ci ha dato ascolto e quindi insieme con tutto il sanitario, più loro che comunque, siamo riusciti a portare a casa nel 2008 le PPL. Cosa ha fatto sì che nascessero queste PPL? Questa è una cosa importante che dovrebbe rimanere l'asse portante delle PPL. E prima l'ha ben specificato il dottor Buffon, la collaborazione. Noi agricoltori, scusate la parola, non abbiamo bisogno di ispettori, non abbiamo bisogno di carabinieri, tutto rispetto per l'arma. Abbiamo bisogno di collaboratori e accompagnatori. Questo è il messaggio importante che vorrei far passare. Insieme riusciamo a risolvere più problemi. Chi si approccia comunque al settore sanitario per avere delle delucidazioni, la soluzione dei problemi, è ben contento di trovare anche la soluzione e quindi rischia meno e il prodotto finale, pur restando, come diceva sempre il dottor Buffon, nella tradizionalità della produzione, della tracciabilità della produzione, comunque riusciamo a dare un prodotto sano. Ecco, questo vorrei far passare, adesso io vedo tante facce, qualcuno le conosco, alcune no, però vorrei far passare soprattutto a chi ha la responsabilità di far valere o di far portare avanti questa politica, che bisogna collaborare. Qualche volta è più semplice reprimere che andare a cercare la soluzione. Quindi la mia preghiera è questo, cioè noi agricoltori abbiamo bisogno di essere accompagnati in un argomento che non conosciamo. La sanità e quant'altro non la conosciamo, adesso abbiamo i corsi di formazione, abbiamo comunque i manuali, abbiamo tutte le valutazioni preventive prima di mettere nel mercato i nostri prodotti. E quindi questo è per l'ennesima volta il messaggio che vorrei far passare a chi ha la responsabilità. Purtroppo vedo anche in alcune province, parlando con dei miei colleghi, che dico, ma con le piccole produzioni potresti fare questo? Sì, però chiamano, non sanno, non vedono. Non... Ripeto, è molto più semplice non rispondere al telefono o non collaborare e reprimere. Diciamo, se cresciamo, cresciamo tutti assieme e il merito va a tutti. Quindi, prima di tutto, la salvaguardia del cittadino, del consumatore, la tradizionalità, perché ogni paese ha il proprio tipo di salumi, di insaccati, di qualsiasi lavorazione, perché adesso io sono uno dei 15 che sono partito con le PPL, perché appunto ero lì, e quindi il mio è stato anche il primo laboratorio che si è avvalso anche della doppia funzione. Ricordo ancora, non faccio il nome di un dottore che non era proprio così diciamo acconsenziente a sta cosa, però io avevo anche il miele e quindi gli ho detto, ma scusa, se io i salumi li faccio d'inverno le api dormono ed estate faccio il miele, allora sì, va bene. Allora, e da qui è partito anche il discorso della doppia, e poi adesso, perché allora i prodotti erano pochi, adesso sono un po' di più, quindi diciamo della stagionalità nelle lavorazioni nello stesso ambiente. Ecco, questo comunque l'importante è poter valorizzare un nostro prodotto tradizionale avendo ben chiara la salubrità del nostro prodotto. Questo fa sì, come diceva il dottor Buffon, non voglio tediarvi, comunque della salvaguardia della biodiversità, la salvaguardia delle nostre tradizioni,
anche in una soddisfazione, io vengo da un posto che magari ha anche più turismo, non dico internazionale, ma comunque abbastanza internazionale, il piacere di venire in azienda e portarsi a casa un prodotto sano e tradizionale del posto. Ecco, questo qua. Quindi, signor Piccolo, lei ha visto una differenza? Cioè, com'è cresciuto dal 2007 ad ora questo progetto, che adesso appunto ha una diversa concretizzazione, nel senso che le istituzioni appunto sono vicine ai piccoli produttori e vogliono mantenere la tradizione anche con, vedremo poi, con l'innovazione e con... come obiettivo c'è che l'alimento sia garantito, sia perfettamente consumabile, senza avere i timori delle, a volte quando si autoproducono a casa, come una volta era appunto il consumo veniva, era personale, invece la vendita può essere effettuata in un modo veramente molto sereno da parte dell'acquirente, perché abbiamo capito che la filiera è cortissima praticamente, va dal produttore al consumatore. Abbiamo tutte le varie AULS che supportano in maniera proprio coesa e forte, e siete appunto accompagnati. Qual è, cioè, come ha visto questo passaggio, questo cambiamento che lei l'ha vissuto dal 2007 praticamente ad ora? Sì, il passaggio lo abbiamo capito tutti prima dai numeri che ha evidenziato il dottore, da 15 a 1500, quindi la matematica questa è semplicissima, e quindi vediamo che se un progetto non funzionasse sicuramente non sarebbe stata questa crescita esponenziale. La differenza da parte dell'azienda è che può lavorare tranquillamente alla luce del sole, sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista fiscale, sicuramente, perché si rischia sempre, e appunto, come le dicevo, anche un miglioramento da parte dal punto di vista agronomico, perché comunque dopo con l'entrata, io mi ricordo quando siamo entrati, erano solo le carni avicunicole e basta, e quindi era un progetto sperimentale per 2 anni, e poi via via si sono aggiunti tutti questi altri prodotti, perché c'era la richiesta e quindi la crescita è stata esponenziale, la crescita è stata sia da parte dei numeri sia da parte della soddisfazione delle aziende agricole, penso di parlare per tutti perché vedo che comunque continuano a crescere e i produttori sono contenti, ecco, questo punto di vista sì. Dopo, se lei mi parla dal punto di vista macroeconomico, questo no, perché ricordiamoci, e questo l'abbiamo ribadito fin dall'inizio, che devono essere piccole produzioni, cioè le deroghe sia sanitarie, comunque restando nella sicurezza e di allevamento, devono restare piccole produzioni, se no andiamo a pestare i piedi a qualcun altro e non è giusto. Quindi la biodiversità si sviluppa nel piccolo, devono rimanere piccole produzioni con numeri contenuti, numeri rispetto ad ogni azienda agricola. Poi se tutte le aziende agricole diventano PPL, ben venga. Bene, grazie per la sua testimonianza. E che comunque sempre impresa è, ed è una cosa molto importante. E adesso abbiamo il piacere di avere, parliamo di certificazioni, di avere qui con noi la dottoressa Maria Chiara Ferrarese, che è la direttrice del CSQA, Certificazione Sicurezza Qualità Agroalimentare. Grazie e buongiorno a tutti. Ferrarese. Sì, ma qua basta che vai qua. Perfetto. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'introduzione. A me è stato chiesto di raccontarvi quello che è un concetto legato al valore collegato alla certificazione. Quindi, cercando di andare velocemente, visto che dobbiamo recuperare anche qualche minuto, ho pensato che non possiamo parlare di certificazione senza prima introdurre un concetto che non è un concetto nuovo, è un concetto antico, che è quello della qualità. Allora, quando noi pensiamo alla qualità, ognuno di noi associa a questo concetto diversi significati. Ma quando comincia a nascere questo concetto?
in realtà in tempi veramente antichi, quando gli artigiani hanno cominciato a realizzare le loro produzioni e a metterle in commercio quando queste produzioni andavano bene. Quindi la persona che valutava il proprio prodotto era quella che lo produceva, un po' come l'alunno che si scrive il tema e si dà un voto. Ovviamente questa cosa non può andar bene, perché nessuno di noi darebbe un voto negativo a un proprio prodotto. Quindi già ai tempi dei Fenici, vedete, cominciano ad entrare in ruolo gli ispettori che verificavano le produzioni e a quei tempi mozzavano la mano quando il produttore non realizzava un prodotto conforme. Ma nell'andare avanti con questo concetto entrano degli altri elementi. Non c'è solo un concetto di controllo, ma c'è anche un concetto di garanzia, di continuità di quella produzione nei tempi. E questo è l'elemento nuovo. Vedete che cominciamo a introdurre il concetto che quello smeraldo incastonato deve rimanere incastonato non oggi, non domani, ma per un tempo ben definito. E ancora, il secondo step avviene ai tempi dei Romani, quando cominciano ad introdurre un altro concetto che non è più solo quello del controllo, quello della garanzia nel tempo, ma è quello della conformità a capitolati definiti, quindi a delle regole. Ecco che introduciamo un ulteriore elemento: il controllo, la garanzia, il rispetto delle regole. E poi, già nel Medioevo, comincia ad essere introdotto un altro elemento ancora che riconosciamo ai giorni nostri, che è quello di un marchio che identifica il prodotto conforme. Quindi vedete che quando noi oggi parliamo di qualità, a volte pensiamo di scoprire l'acqua calda, invece tutti questi concetti sono dei concetti antichi che si sono tramandati. Ancora, sembra una parola molto complicata, abusata, ma forse chi ha colto nel segno è stata Margaret Thatcher, quando dice: la qualità consiste nel realizzare prodotti che non tornano indietro, per garantire invece che i clienti ci tornino indietro. Quindi introdurre in commercio un prodotto che soddisfa un cliente che poi ritorna. E credo che questo sia il concetto che vale per qualunque produttore. Quindi evitare di avere sprechi, evitare di avere problemi con i clienti che acquisiscono questo prodotto. Ma anche questo concetto può assumere dei significati molto diversi e progressivamente più importanti. Noi possiamo ragionare di qualità di uno specifico prodotto e quindi vedere che questo rispetti il famoso capitolato. Chi lavora con la GDO capisce bene questo riferimento. Questo pian piano ha comportato anche l'esigenza di aumentare la qualità organizzativa dell'azienda, in modo tale che processi che prevedono la prevenzione garantiscano l'immissione in commercio di un prodotto sicuro, quindi senza l'obbligo di doverlo controllare per ogni singolo lotto, il che rappresenta talvolta delle impossibilità, talvolta dei costi esagerati. Per rispondere al cliente e per dimostrare la qualità della propria azienda nel tempo. Quindi ci sono prodotti di qualità, ci sono aziende di qualità. E progressivamente questo concetto di qualità non riguarda più soltanto la singola azienda di produzione o il singolo prodotto, ma assume un'estensione molto più ampia, molto più territoriale. È il concetto di prodotto di qualità che proviene da un territorio di qualità che dà determinate garanzie intese in senso lato. E credo che questo progetto specifico si collochi proprio all'interno di quest'ultima accezione, che vede non solo la collaborazione dei produttori, ma la collaborazione delle istituzioni e la collaborazione di tutto il territorio di competenza, ciascuno per la propria parte. Oggi si parla tanto di sostenibilità. Questo è un progetto di sviluppo sostenibile, proprio perché mira alla sostenibilità dei produttori, del territorio e a far crescere la cultura. Quindi ci siamo dentro appieno a quella che è la parola moderna che va di moda oggi di sostenibilità territoriale e di sviluppo sostenibile. Quindi
perché poi dalla qualità passiamo al concetto di certificazione. Perché quando si parla di certificazione si vuole introdurre un altro concetto: agevolare il cliente che chiede garanzie sui prodotti e che non intende effettuare dei controlli sistematici, perché questi rappresentano un extra costo che magari ha un impatto esagerato sul valore del prodotto stesso. Quindi nei fatti la certificazione a livello comunitario nasce per agevolare gli scambi delle merci, non solo agroalimentari ma di qualsiasi tipologia di merce, in un rapporto cliente-fornitore, e quindi dare delle garanzie dichiarate da un soggetto terzo che quel bene, quel servizio, quella realtà risponde a quelle specifiche. La certificazione nel settore agroalimentare arriva tardi rispetto all'introduzione del concetto di certificazione, ad esempio nel settore manufatturiero o in altre tipologie di settori merceologici. Perché arriva tardi? Perché le prime certificazioni nell'alimentare nascono nel 97. I primi sistemi di gestione, i primi HACCP certificati, ma guardate bene anche i primi prodotti a denominazione certificati. Le prime autorizzazioni sono del 98. E in questi anni ci sono state tutta una serie di progressioni che ho cercato di riassumere in questa slide. Siamo partiti da un concetto di qualità intesa come igiene e sicurezza, quindi obbligo di garantire l'immissione in commercio di un prodotto sano, che non faccia male al consumatore, a un concetto un po' più evoluto, che chiaramente si somma al precedente, di qualità intesa in senso lato, qualità dell'azienda, altre caratteristiche associate ai prodotti, pensate ai vari claim senza antibiotici, senza lattosio, senza glutine, senza OGM, produzione integrata, siamo in quest'alveo. E oggi invece l'elemento prospettico ma anche di grande attualità è proprio quello della sostenibilità, quindi non ci si accontenta più di quei valori merceologici e di igiene e sicurezza legati al prodotto, ma si va alla ricerca di altri parametri che sono afferibili alla sfera sociale e anche economica, perché non possiamo dimenticarci che per parlare di sostenibilità il primo tassello deve essere quello economico, perché solo se l'azienda ha un reddito adeguato riesce a investire in aspetti che non siano meramente il rispetto dei requisiti di legge, andando oltre. Quindi arriviamo alla certificazione per dire cosa? Per dire che la certificazione è una dichiarazione che fa una parte terza, quindi un soggetto non coinvolto con l'azienda, e che dichiara che un prodotto o un'azienda o un servizio rispetta dei requisiti specifici. Quindi l'elemento fondante diventa la norma di riferimento, perché ci sono tante certificazioni possibili e tante norme applicabili. Ma i tre asset fondamentali sono l'organismo di parte terza, quindi io non mi posso certificare, chi mi controlla, chi mi verifica deve essere un soggetto terzo. Una norma e qualche cosa da certificare. E che cosa sono le norme? Le norme sono delle regole, delle procedure che definiscono le caratteristiche che deve avere quel prodotto, quell'azienda, quel servizio particolare. E le norme non possono prevedere la certificazione dei requisiti obbligatori per legge, perché certificare un requisito obbligatorio per legge potrebbe indurre qualcuno a pensare che gli altri non abbiano quelle caratteristiche. Quindi ciò che è previsto per legge non è certificabile. L'altro aspetto quindi è l'organismo di certificazione, e qui mi addentro un pochino anche in quello che è il concetto del valore, perché l'organismo di certificazione deve avere delle caratteristiche codificate, anche queste a livello internazionale, che sono l'imparzialità. Cioè l'organismo deve trattare tutti allo stesso modo, non può avere un occhio particolare per qualcuno rispetto a qualcun altro. La correttezza del proprio operato, che deve essere codificato da regole precise,
l'indipendenza rispetto alla realtà che va a verificare. Cioè, se supporto l'azienda, proprio perché la conosco, non la posso anche certificare, perché non sarei obiettivo nel giudizio. E chiaramente la competenza di tutto ciò che ruota intorno a questo processo specifico. L'altro aspetto, che cos'è che possiamo certificare? In realtà vi ho sempre parlato di prodotti, di aziende, si possono certificare servizi, ma si possono certificare anche competenze. Oggi c'è la possibilità di certificare delle figure professionali che magari non prevedono l'iscrizione all'interno di un albo. Ma per dire cosa? Per dire che quella figura professionale ha quelle caratteristiche specifiche e quindi può rispondere a dei bisogni di qualche azienda, di qualche cliente, di qualche operatore che è proprio alla ricerca di quella data professionalità. E perché le aziende poi si certificano? Per rispondere per dare dimostrazione di conformità a terzi, parliamo ad esempio dei sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei sistemi di gestione ambientale, dare dimostrazione di due diligence, ho fatto tutto quello che potevo fare per evitare che insorgessero dei problemi, per comunicare in modo veritiero, in modo oggettivo, in modo robusto quello che stanno facendo, per favorire gli scambi commerciali, ma anche per rispondere a dei bandi che magari richiedono determinate tipologie di certificazione. E ancora, proprio perché il panorama è veramente variegato, dobbiamo ricordarci che ci sono delle certificazioni che arrivano al consumatore con un marchio, con un logo, e queste sono le certificazioni business to consumer, quindi ci servono per comunicare qualcosa. Pensate ai logo del biologico piuttosto che a quello delle DOP e le IGP, immediatamente il consumatore attento riesce a identificarli sul banco. Ma ci sono anche delle certificazioni che servono per dare garanzie al proprio cliente senza nessuna comunicazione sul prodotto, e queste si chiamano le certificazioni business to business, servono negli scambi commerciali. Un'altra delle domande che spesso viene fatta quando si parla di certificazione è: vabbè, ma chi è che controlla l'organismo di certificazione? Allora, in realtà l'organismo di certificazione, credetemi, è pluricontrollato. I due soggetti principali che lo controllano sono, in ambito regolamentato, quindi tutte le certificazioni che sono sotto l'egida ministeriale, i controlli vengono svolti da ICQRF, quindi dalla repressione frodi, la quale controlla non solo i produttori, non solo il prodotto immesso in commercio, ma anche l'organismo di certificazione. E per tutto ciò che è il mondo delle certificazioni volontarie è Accredia. Questa non è una slide per farvi preoccupare o spaventare, ma è la piramide dei controlli, perché sopra l'organismo di accreditamento unico che è Accredia ci sono altri organismi che controllano Accredia e tutto quello che viene sotto, che sono EA e IAF in modo particolare. Questo è un sistema di garanzia internazionale e riconosciuto. Quindi, per questo che vi sto dicendo, questo binomio certificazione e valore è necessariamente un binomio inscindibile, perché volente o nolente la certificazione da più di 30 anni, anche nel settore agroalimentare, è riconosciuta come lo strumento per dimostrare la lealtà, la veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni e delle comunicazioni che si vanno a fare. E in quest'ultima slide, in questa penultima, chiedo scusa, slide, cerco di riassumere tre concetti che vanno insieme in sequenza. Tutte le aziende possono comunicare le caratteristiche del proprio prodotto con una semplice autodichiarazione. C'è l'autorità competente che sorveglia rispetto alla veridicità di queste dichiarazioni, se del caso. Quindi la certificazione non è obbligatoria. Chiunque può comunicare le caratteristiche del proprio prodotto. Dopodiché
quando si vanno a comunicare determinate caratteristiche, pensate al no OGM di qualche anno fa, ognuno ha pensato bene di farlo a modo proprio. Quindi con lo stesso termine si sottendevano significati estremamente diversi e questo è pericoloso perché il livello di garanzia che si dà al cliente e al consumatore è completamente diverso. Quindi l'esigenza o l'opportunità di ricondurre le proprie dichiarazioni laddove possibile a degli standard riconosciuti, quindi a delle norme tecniche che definiscono una metodologia operativa riconosciuta per arrivare a un determinato risultato. L'ultimo step, che per l'appunto è uno step volontario, quindi facoltativo, è quello della certificazione, per dare un'ulteriore dimostrazione della propria serietà e della robustezza del proprio operato, che mira quindi a dare garanzia sostanzialmente a diversi soggetti, in primis ai produttori, perché i produttori, se si rifanno a delle regole certe e omogenee, assicurano anche costi interni omogenei e non c'è competitività in senso negativo per la riduzione dei requisiti applicabili. Garanzie al consumatore, che quindi di fronte a una data certificazione si ritrova delle soluzioni che danno garanzia e certezza, e alle autorità pubbliche dove interessate o dove coinvolte, proprio perché è il soggetto che volente o nolente poi ha la responsabilità di controllare tutti quanti. Io spero di essere rimasta nei tempi. No, ma lei è stata soprattutto, noi ringraziamo lei perché è stata esaustiva. Abbiamo capito l'importanza, maggiormente almeno per quanto mi riguarda e spero anche per voi, l'importanza e la valenza di certe certificazioni e come vedete c'è sempre l'accento sulla sicurezza e qualità che vanno a braccetto, quindi quando noi troveremo il bollino PPL abbiamo ancora di più una garanzia di mangiare dei prodotti sani e che danno un accento sulla salute e sulla qualità. Quindi grazie alla dottoressa Ferrarese. Ecco, adesso è arrivato il momento della dottoressa Alessandra Luisa Amorena, direttrice dell'unità organizzativa sicurezza alimentare della Regione Veneto, che invece ci esporrà la valenza della Regione e il ruolo in tutto questo progetto. Ce l'abbiamo fatta. Buongiorno a tutti. Beh, nel frattempo ho visto che è arrivato anche il nostro assessore, la dottoressa Emanuela Lanzarini, la ringraziamo giusto per il mio intervento. E cercherò di essere concisa così poi arriveremo al sodo che sarà poi l'aspetto formale insomma, della firma di questo accordo. Abbiamo appena avuto un assaggio di quello che potrebbe essere uno dei prossimi progetti importanti che coinvolgono le PPL, quindi entrare nel mondo delle certificazioni. Insomma, è una cosa che sonderemo, che valuteremo e che potrà essere presa diciamo, come focus, uno dei primi focus da fare nell'ambito dell'accordo delle cabine di regia successiva. Velocissimamente, allora, il ruolo della Regione in tutta questa faccenda, diciamo che la Regione come ruolo già suo ha un ruolo di tipo amministrativo fondamentalmente, quindi nel momento in cui arrivano le esigenze dal territorio, a livello regionale cosa facciamo? Studiamo il caso, facciamo un'istruttoria, ci confrontiamo con gli enti che nel caso delle piccole produzioni locali sono soprattutto il laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie o il gruppo di lavoro che studia la valutazione del rischio. Abbiamo sondato anche la possibilità di un rapporto con l'associato di categoria in una seconda fase, perché inizialmente tutti gli aspetti erano in capo solo all'IZS e alle ASL, e quindi poi siamo arrivati con la nostra funzione amministrativa ad una produzione di una proposta di delibera alla giunta regionale. Il focus che abbiamo fatto rispetto allo sviluppo delle piccole produzioni locali, studiando le pieghe della normativa, sono quelle della valorizzazione delle filiere corte, cortissima in questo caso, perché il produttore primario, che è chi alleva o chi coltiva,
svolge anche quelle funzioni che sono in genere demandate ad una industria o ad una, un artigiano, una fase comunque intermedia prima di arrivare al consumatore finale. In questo caso invece le attività di trasformazione e lavorazione vengono svolte proprio, quindi filiera corta cortissima. Perché può essere possibile? Perché c'è sotto una, un insieme di concetti che la comunità europea prevede, che sono la marginalità, la localizzazione e la ristrettezza. Marginalità perché comunque questa attività deve essere marginale rispetto a quella che è l'attività primaria dell'impresa agricola o dell'impresa ittica. La localizzazione significa che l'ambito di vendita comunque deve essere limitato alla provincia e alle province contermini o al massimo al territorio regionale nel nostro caso. E la ristrettezza perché abbiamo delle tipologie produttive ben determinate a monte, con quantitativi predeterminati a monte. Ecco, quindi soltanto i prodotti del paniere possono essere diciamo, prodotti nell'ambito della progettualità. Ok, il consumatore ovviamente, uno schemino per far vedere qual è la vendita diretta rispetto invece al ciclo più grande, ecco. Il produttore ha un rapporto diretto col consumatore, la tracciabilità è garantita e il consumatore sempre di più cerca questo tipo di prodotti. Quindi le nostre, diciamo, il nostro ruolo è quello di, come regione, andare incontro a quelle che sono le esigenze del territorio, sia per gli aspetti produttivi, sia da parte dei produttori, ma anche dei consumatori, quindi dei cittadini che ci chiedono poi di regolamentare e disciplinare questo tipo di produzioni. E quindi noi che cosa facciamo? Studiamo tutto il caso, facciamo un'istruttoria e alla fine facciamo dei provvedimenti amministrativi sotto forma di delibere, la giunta li valuta, li adotta e dal 2007 ad oggi ne sono stati fatti diversi, l'ultimo quello vigente è questo del 2021, di solito ogni anno, ogni due anni e mezzo insomma, facciamo un provvedimento nuovo perché c'è la richiesta di ampliare il paniere dei prodotti, perché ci sono esigenze nuove, perché ci sono realtà nuove che vogliono entrare nel progetto. Ecco. Allora, l'ultima delibera sulle piccole produzioni locali è quella dell'accordo quadro, insomma, che verrà poi sottoscritto oggi. Altra funzione velocissimamente della regione è il ruolo di coordinamento, quindi la regione è presente e coordina i vari enti, i vari attori, gli stakeholder, no? Si chiamano così diciamo in linguaggio europeo, che partecipano e che hanno degli interessi in gioco, quindi non solo i produttori, ma sono coinvolti anche chi fa i controlli sui produttori, no? Le aziende sanitarie, le autorità competenti. Poi la programmazione delle attività, il monitoraggio e il controllo, insomma altre funzioni della regione, e il miglioramento continuo. Quindi quello che è l'esperienza maturata ci serve per migliorare nella delibera successiva, insomma fornire ulteriori indicazioni e ulteriori elementi. Sempre nella funzione di coordinamento, visto che qui sono presenti anche i rappresentanti massimi delle nostre aziende sanitarie, direttori generali, li ringraziamo perché hanno diciamo, preso in carico anche queste piccole realtà, no? Dando la possibilità di avere un riferimento aziendale nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, quindi ci sono uno o due referenti per ogni azienda sanitaria, a seconda delle tipologie di prodotti, che però lavorano in maniera coordinata nell'ambito del gruppo di lavoro. E poi è stata creata anche una casella PPL, chiocciola, azienda US1, azienda US2, eccetera, per dare un riferimento veloce ai produttori interessati. Ecco, quindi ringraziamo anche chi ha collaborato con la regione, insomma, più presente nel territorio, per dare più visibilità e supporto a chi è interessato a questo prodotto, alla tipologia di prodotto. Andiamo velocemente. Il progetto, dopo aver diciamo, coinvolto i produttori primari, aziende agricole, quindi in terraferma, si è allargato perché c'è stata la richiesta anche ai pescatori, quindi alle imprese ittiche, gli imprenditori del settore ittico. Poi c'è stato l'interesse da parte delle scuole che fanno prodotti alimentari, che studiano e insegnano la produzione alimentare, no? A poter entrare nel progetto sia con uno scopo didattico ma anche con uno scopo diciamo, di utilizzo del prodotto che veniva fatto durante l'attività sperimentale. Ecco, quindi questi prodotti, che siano le torte, che siano i salami, che siano i formaggi, i prodotti lattiero-caseari, prodotti nelle scuole, poi possono essere vendute, se la scuola lavora secondo quelle che sono le diciamo, modalità indicate nell'ambito della delibera e della disciplina, possono essere poi anche vendute con il simbolo delle piccole produzioni locali.
In più anche poi si sono aggiunte le cooperative del terzo settore. Ecco che allora, secondo me una cosa, un altro take home message che possiamo portare a casa oggi è che questo progetto è un progetto di inclusione che è partito dalla possibilità di dare a chi è magari un pochino più debole rispetto alle grandi industrie la possibilità di sviluppare e di avere un reddito in più, di produrre economia, di far girare l'economia, ma anche poi si è allargato dando anche la possibilità ad altre situazioni, insomma, che potevano essere marginali, di essere comprese e incluse nel nostro sistema produttivo, nel nostro tessuto produttivo. Ecco, con grande lungimiranza la Regione aveva coinvolto anche appunto i piccoli, che sono quelli che anche hanno forse meno attenzione e sono quelli che anche in questi giorni vediamo che possono avere dei problemi, insomma, e manifestare anche con grande impatto, ecco, quelli che possono essere i problemi di una produzione primaria, ecco, che può avere, insomma, limitazioni anche rispetto a tutte quelle che possono essere cioè hanno meno resilienza rispetto agli impatti che possono esserci sul nostro territorio, ecco. E niente, la cosa importante, appunto, tutti gli aspetti socio-economici, la cultura della sicurezza alimentare che a partire dalla Regione, dalle aziende sanitarie, ma tutti insieme cerchiamo di sviluppare, di portare avanti, perché quando c'è cultura si fa prevenzione, questo significa avere meno problemi dopo. Quindi un'altra cartina al tornasole che abbiamo e che nelle aziende sanitarie è possibile valutare concretamente anche con i numeri è la riduzione delle malattie a trasmissione alimentare. Quindi rispetto a quelle che possono essere o che sono state in passato anche sottovalutate, adesso abbiamo sviluppato anche a livello di aziende sanitarie una modalità di monitoraggio e attenzione anche allo sviluppo di malattie a trasmissione alimentare. Ecco, queste sono un elemento importante per verificare che abbiamo lavorato bene come prevenzione. Ecco, io lascerei la parola adesso al secondo blocco di relatori e di attività. Ringrazio tantissimo della presenza massiccia così da parte dei colleghi. So che ci sono i colleghi anche di altre regioni limitrofe, insomma, che hanno avuto interesse a seguire questo nostro progetto, quindi così ringrazio veramente tutti. Lascio la parola allora a Monica e poi noi scendiamo dal palco e penso che facciamo. Sì, infatti volevo ringraziare anche la dottoressa Morena e ringraziare tutti i nostri relatori per il prezioso contributo che hanno dato oggi, ma soprattutto per il contributo che danno quotidianamente sul campo, quindi un altro applauso a loro. E diamo il benvenuto all'assessore alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, alla dottoressa Francesca Russo, direttrice della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto, a Nicola Dell'Acqua, direttore Veneto Agricoltura, e ad Antonia Ricci, direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, e ancora Stefano Danieli, presidente Consorzio PPL Venete. Mi unisco anch'io nel frattempo, mentre si accomodano gli altri nostri relatori ed ospiti, anzi, veramente li ringrazio per essere qui in un momento così importante. Ringrazio i direttori generali che vedo che sono qui presenti delle house, perché testimoniano la loro vicinanza, la loro forte e concreta vicinanza a questo importante progetto. Adesso lascio la parola al nostro assessore alla sanità, Manuela Lanzarin. Dopo, va bene, allora alla fine, perché giustamente Dulcis in fondo è per la nostra firma per il contratto. E quindi Francesca Russo, la nostra direttrice della Direzione Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Veterinaria. Grazie intanto per l'opportunità che oggi qui rappresentiamo insieme alle altre parti che completano questo tipo di percorso. Allora, intanto Alessandra Morena e tutti i colleghi che sono nei servizi veterinari della Regione sono quelli che hanno portano avanti questo tipo di percorso e che quindi hanno creduto e hanno consentito alla Regione di portare avanti un percorso che avete visto si concretizza poi con una serie di provvedimenti regionali.
Allora, l'ultimo provvedimento di cui ha fatto vedere l'Alessandra Amorena è stata questa delibera del mese di gennaio 2024 che aggiunge qualcosa rispetto alle precedenti e vuole essere la cornice, infatti è un accordo quadro, a questo percorso virtuoso che ogni volta dalle presentazioni che ho visto, insomma dalle esperienze che sono state rappresentate, un punto di arrivo, un punto di partenza e ogni volta ha l'obiettivo di migliorarsi nei propri intenti. E quindi che cosa ha di nuovo e di diverso questo tipo di provvedimento? Istituisce un accordo quadro, quindi una cornice, all'interno del quale ci sono degli attori ben identificati che sono, oltre alla Regione, che oggi insomma come direzione prevenzione per parte tecnica io rappresento, ma principalmente l'assessore e il presidente, perché questo provvedimento è stato portato direttamente dal presidente. Abbiamo anche l'Istituto Zooprofilattico, insomma, che è la nostra mano destra in tutto questo percorso, e poi l'Agenzia per lo sviluppo del settore primario e il consorzio, quindi quegli attori che portano avanti e coordinano e hanno il compito di coordinare quelle che sono tutti gli elementi, non soltanto di controllo di cui abbiamo visto prima per garantire la sicurezza degli alimenti, ma anche lo sviluppo. Io credo che da questo momento in poi ci sarà uno sviluppo, ci saranno altre innovazioni, quindi la cabina di regia avrà questo compito, quello di, diciamo, stabilire anche delle priorità rispetto alle proposte che verranno presentate, che si dovessero presentare. Quindi è una cabina di regia, un accordo quadro che ha una durata di 3 anni e che individua prevalentemente, insomma, questi attori. A loro volta naturalmente questi hanno le loro rappresentanze nei loro riferimenti e quindi portano avanti la progettualità. Voglio dire una cosa che forse non è emersa, e che, o perlomeno insomma, vale la pena sottolineare, che è quella del mettere insieme a fattor comune molte cose. Quindi non soltanto l'esperienza dei produttori e poi le procedure, abbiamo detto le buone prassi, ma anche la disponibilità di attrezzature che possono essere utilizzate e anche di personale che magari più formato può formare gli altri. Quindi una catena virtuosa che porta poi all'obiettivo che abbiamo detto, che non è solo la sicurezza, mi veniva in mente ascoltandomi, ma anche quella della corretta alimentazione, della sana alimentazione, perché è uno dei fattori più importanti delle malattie croniche è quella della cattiva alimentazione. Quindi non soltanto con la grande produzione, ma anche con la piccola produzione e con la produzione legata alla tradizione, io credo che noi portiamo avanti anche un messaggio veneto, che è quello della corretta alimentazione. Quindi questo è quello che insomma penso che sia importante da sottolineare. Quindi noi ci siamo e vi ringraziamo tutti, ciascuno per il proprio impegno. Grazie. Grazie alla dottoressa Russo. Adesso la parola a Nicola Dell'Acqua, direttore Veneto Agricoltura. Era acceso prima. Scusatemi. Sì. Mi sembra che mi sentiate, vero? Tanto ho poco da dire e sarò molto veloce. Perché Veneto Agricoltura è in questo momento semplicemente un braccio operativo di un percorso che lo vede in questo momento entrare in corsa e non deve assolutamente decelerare questo percorso, ma anzi stiamo cercando di facilitarlo il più possibile. Come? Beh, ad esempio con l'accordo che abbiamo già fatto con qualche agricoltore, qualche allevatore, ad esempio nel Bellunese, dove siamo, diciamo, facilitatori di questo percorso. Voi dovete vederci, e mi rivolgo a chi è poi dovrà fare queste produzioni, dovete vedere Veneto Agricoltura come il facilitatore della parte semplicemente agricola. Quello che cerchiamo di fare è mettere anche, come abbiamo fatto adesso, fondi a disposizione per far partire piccoli cicli produttivi, piccole cose legate alle produzioni, alle piccole produzioni. Quindi siamo dalla parte di questo percorso e passo la parola agli altri ospiti, perché insomma loro conoscono meglio di noi
questo, quello che è stato fatto fino adesso e noi siamo veramente il braccio operativo. Voi sapete, rivolgo sempre agli agricoltori, dove siamo come sede, siamo a Legnaro, aspettiamo qualsiasi iniziativa nuova per poter essere d'aiuto e finanziare tutte queste operazioni il più possibile. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie per queste parole di totale apertura e disponibilità come sempre. Adesso la parola ad Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Buongiorno a tutti, io non ho una vera presentazione, non vi preoccupate, ho semplicemente così raccolto alcune immagini del cuore, perché una cosa che io dico coi colleghi quando parliamo del progetto PPL, che nel lavoro ci sono delle cose che si fanno perché si devono fare e ci sono delle cose che si fanno per passione. E il progetto PPL per me è proprio il progetto del cuore. L'ho seguito fin dall'inizio, dalla sua nascita. Permettetemi un ringraziamento al dottor De Rui, con il quale abbiamo iniziato questo progetto, abbiamo cominciato a girare per le sale della provincia di Treviso a fare formazione, dove lui faceva quello che proponeva agli agricoltori, questo progetto innovativo che li avrebbe aiutati a guadagnare più soldi, a fare dei buoni prodotti, e io facevo la strega, nel senso che ero quella che cominciava a parlare di salmonelle, di malattie alimentari. Veramente io vedevo nei loro occhi la preoccupazione, ma era il mio ruolo, era dover spiegare che il primo requisito di un alimento è la sicurezza alimentare. Se non è sicuro non è cibo, questo insomma dice la FAO e dicono le organizzazioni internazionali, e questo è il ruolo dello zooprofilattico nel progetto PPL, è quello di garantire la tipicità e la tradizione di questi progetti, ma innanzitutto garantire la sicurezza alimentare. E diciamo la cosa più complessa di questo progetto è la variabilità di questi prodotti, perché a volte è facile fare le cose semplici o complicate, è più difficile, scusate, fare quelle semplici, soprattutto in questo caso in cui i progetti sono così diversi, i prodotti sono così diversi fra loro. E quindi quello che noi abbiamo fatto in istituto è mettere a disposizione dei modelli innovativi, complessi, ad altissimo livello di scientificità, per garantire che questi processi semplici, tradizionali, questi prodotti tipici fossero garantiti nella loro sicurezza. E vi assicuro che dietro c'è un grande lavoro che, come spesso accade nella prevenzione, come diceva la dottoressa Morena, poi non si vede, perché non si vede quando le cose non accadono e tutto funziona bene, ma dietro c'è un gruppo di ricercatori che si occupano davvero con modelli che sono approvati a livello internazionale di garantire che questi siano prodotti assolutamente sicuri. Questo è il nostro ruolo, ci occupiamo anche di tutta la parte di formazione assieme ai colleghi delle ASL, ci occupiamo di mettere a disposizione questi manuali di buone pratiche, che sono degli strumenti altrettanto semplici ma molto corretti per dare le informazioni chiave, quelle che servono in modo semplice, proprio perché i produttori sappiano come comportarsi e cosa fare. Quindi questo è il nostro ruolo, continuiamo ad esserci, è un progetto che, come vedete, insomma, sviluppa sostenibilità economica ma soprattutto ambientale, permette a questi produttori di rimanere lì dove stanno e continuare a fare il loro lavoro tutelando la biodiversità di questi territori. E noi siamo veramente fieri di aiutare queste mani, che Luca ha già detto sono mani che non solo lavorano ma hanno davvero la salute dei consumatori dentro a questi prodotti, a poter lavorare sempre meglio. Vi lascio con questa immagine che secondo me è bellissima, perché è tradizione e tipicità ma è anche possibilità di lavoro per i giovani. Grazie a tutti. Grazie, grazie alla dottoressa Ricci anche a questa bellissima immagine, ha ragione, proprio emblematica. E adesso passiamo la parola a Stefano Danieli, presidente Consorzio PPL, che ha delle slide, adesso vediamo come riusciamo ad organizzarci. Prego. Allora, buongiorno a tutti, Stefano Danieli, rappresento il Consorzio PPL Venete e ovviamente ho un grandissimo piacere nel farlo. Ma cosa dire dopo queste relazioni date dai precedenti
dei precedenti intervistati. Dire che era un atto dovuto quello di creare un consorzio che oggi deve rispondere a 1500 piccole produzioni locali venete, i numeri sono stati detti anche dal dottor Buffon, anche da Mario Piccolo, uno dei primissimi piccolo produttore di Valdobbiadene, e noi abbiamo costituito questo consorzio dopo averci pensato ovviamente proprio nel periodo pandemico e l'abbiamo poi gli abbiamo dato vita nel 2022, quindi di fatto è un consorzio nuovo che sta muovendo i primi passi. E se riusciamo a girare anche la slide, eccoli qua. Perché appunto il consorzio? Perché ovviamente vogliamo sempre di più tutelare i produttori, promuovere le tradizioni, hanno parlato prima della tradizionalità, delle eccellenze, dei giacimenti alimentari che noi abbiamo nel nostro Veneto, quindi una lunga tradizione nell'agroalimentare, e poi si è parlato anche di semplificazione della burocrazia, di migliorare la qualità di vita. L'intervento che ha fatto il dottore Sarusso è proprio in questo senso, cioè noi abbiamo oggi la fortuna di avere delle piccole produzioni locali che garantiscono la salubrità del prodotto, e questa è una cosa straordinaria che probabilmente grazie a tutti gli interventi che la Regione ha fatto in questi ultimi anni possiamo affermare con tranquillità che un prodotto PPL è sano tanto quanto se non superiore a un prodotto comprato al supermercato nella grande distribuzione. Quindi oggi mangiare PPL vuol dire mangiare sano e soprattutto avere una garanzia ovviamente di produzione. Questa è una cosa straordinaria. Oggi il consorzio si è mosso nel 2023 con alcune azioni, una tra queste è la presenza per esempio a Caseus, dove sia a livello istituzionale sia a livello anche proprio di prodotti abbiamo dato modo ai nostri produttori di essere presenti. C'è un dato curioso che dopo un'indagine che abbiamo fatto lo scorso anno abbiamo avuto conferma che 300.000 persone in Veneto mangiano prodotti PPL. La cosa interessante e anche che fa sorridere è che molto spesso non sapevano neanche l'esistenza della PPL, quindi straordinariamente abbiamo questo. Il compito del consorzio è quello di ovviamente portare dei numeri estremamente più importanti e pensiamo di raggiungere 1 milione di cittadini veneti nel corso dei prossimi 2-3 anni. Poi abbiamo lavorato nel 2023 anche con quello che poi stiamo andando a concludere oggi, e cioè abbiamo cercato come consorzio di interagire, di parlare con situazioni, con istituzioni come appunto Veneto Agricoltura, con il dottor Nicola Dall'Acqua, che ha avuto sempre la porta aperta nel capire le esigenze sia delle piccole produzioni ma soprattutto anche del consorzio, quindi sempre molto disponibile eventualmente a vedere, a valutare delle opportunità di investimento per queste situazioni e anche per delle situazioni nuove che ci verranno ovviamente in mente strada facendo. Un marchio, il nostro, che sarà identificato sempre di più attraverso ovviamente campagne di comunicazione e di promozione. Saremo presenti nuovamente a Caseus anche quest'anno. Siamo presenti grazie a Casa Veneto in Fiera Agricola. Abbiamo in mente una giornata dedicata esclusivamente alle piccole produzioni locali e quindi faremo proprio una giornata in questo senso, andremo a vedere, a valutare quale sarà la location magari da ripetere di volta in volta. E poi c'è una cosa straordinaria, ma è già stata espressa dalla referente di CSQA, la certificazione delle PPL, che oggi sembra ancora un qualche cosa futuristica, secondo me sarà una cosa che andremo a fare veramente in breve tempo. Basti pensare che 25 anni fa la certificazione delle aziende sembrava una cosa da Marte, e oggi non esiste società che non sia certificata. Ecco, anche avere una PPL che possa avere questa certificazione, secondo me, è sinonimo ovviamente di garanzia, e questo il consumatore ovviamente lo apprezzerà sicuramente. Mi taccio subito dopo a questo pensiero, che è quello che è stato accennato prima, e cioè che alimentarsi bene
è un dovere. Noi abbiamo la fortuna di avere una sanità in Veneto, grazie ovviamente a chi si è mosso in tutti questi anni, quindi dalla Presidenza all'assessore Lazzarin che oggi è qua con noi, e abbiamo delle eccellenze che forse alcune volte anche non le valutiamo per quello che sono e siamo sempre critici. Allora i diritti alla sanità vanno rispettati, sono giusti, sono corretti, ma noi come cittadini dobbiamo saperci nutrire e quindi avere un dovere sacrosanto di fare una vita ovviamente bella e attraverso dei comportamenti anche alimentari assolutamente all'altezza. E lì bisogna lavorare molto, e il consorzio ce l'ha molto bene in mente, nella prima fase di crescita di ogni individuo. Io penso, anzi ne sono convinto, che nei primi 10 anni si decide poi il futuro dell'uomo o della donna che diventerà quel bambino. E quindi grazie a delle abitudini salutari, sane, sul mangiare, eccetera, potremo avere un uomo, un individuo che vive in salute e che vive per molto tempo, senza dover andare a farsi ovviamente visitare, a farsi medicare nelle strutture sanitarie. Ecco, quindi un grande e rigorosa attenzione su questo aspetto salutare. Oggi PPL vuol dire 12 categorie agroalimentari e quindi penso che il cittadino possa fare dispensa veramente attraverso le PPL che sono molto più vicine a casa rispetto a quello che uno pensa. Quindi assieme all'ipermercato, supermercato, che molto probabilmente è molto comodo, abbiamo la possibilità anche di rivolgersi agli artigiani dell'alimentazione. Questi artigiani vanno tutelati in tutto e per tutto e oggi con l'accordo quadro penso che ci sia un notevole passo avanti per questo. Grazie. Grazie al Presidente Danieli e adesso la parola al nostro Assessore alla Sanità, Manuele Lanzarin. Sì, buongiorno, io porto i saluti e rappresento la Regione al Presidente Luca Zaia che doveva essere qui oggi perché voi sapete insomma quanto segua di prima persona tutto questo settore e l'accordo quadro che andremo a sottoscrivere insomma nasce da un provvedimento portato direttamente dalla Presidenza, però purtroppo insomma impegni improvvisi non gli permettono oggi di essere qui, quindi proverò a sostituirlo io. Intanto io parto con i ringraziamenti e ringrazio sicuramente la rete perché credo che se oggi andiamo a sottoscrivere un accordo di programma è frutto anche di un grande lavoro, di una lungimiranza veneta, è stato ricordato dalla dottoressa Morena, di una lungimiranza che è partita nel 2007, quindi con la volontà di tutelare il territorio, con la volontà di valorizzare il territorio, con la volontà anche di andare incontro ai piccoli produttori. E quindi è partita questa iniziativa che oggi insomma è un'iniziativa ormai radicata, consolidata, che recentemente insomma da un anno circa insomma ha formato anche un consorzio specifico che oggi vede numeri importanti in tutta la regione proprio in quell'ottica, come dicevo prima, di valorizzazione del territorio, tutela del territorio, se vogliamo tutela delle tradizioni, della tipicità quando parliamo appunto di prodotti locali del nostro territorio, della cosiddetta filiera corta, della garanzia del prodotto per il produttore ma anche per il consumatore. Perché a noi questo interessa che ci sia garanzia e tutela per il produttore primario ma anche per il consumatore finale e grazie a questo percorso di formazione, questo percorso appunto di verifica, monitoraggio ma anche di empowerment noi riusciamo a farlo e riusciamo a farlo anche offrendo quindi la possibilità di avere prodotti a chilometro zero, filiera corta, prodotti sotto casa, insomma lasciatemi passare questo termine, che hanno anche una volenza, se vogliamo, comunitaria. La dottoressa Ricci ha detto del progetto del cuore. E allora io metto anche che possono avere anche una valenza di comunità, di tessuto di comunità, di sicuramente vicinato, perché poi hanno anche queste connotazioni e quindi diventano importanti anche da questo punto di vista. È chiaro che
principalmente, e qui lo facciamo grazie alla direzione prevenzione, veterinaria, sicurezza alimentare, quindi con la dottoressa Russo e tutta la sua squadra, l'obiettivo principale è quello della sicurezza alimentare, della filiera, del controllo, del monitoraggio e della prevenzione. È stato citato da chi mi ha preceduto il concetto di prevenzione quando noi parliamo di alimentazione, di sana e corretta alimentazione, di sani e corretti stili di vita, e sicuramente l'alimentazione rappresenta uno dei capisaldi. E quindi quando noi investiamo in prevenzione, e guardate, credo che l'abbiamo capito in maniera molto molto forte, anche diciamo un po' troppo anche virulenta durante la pandemia. Cosa vuol dire investire in prevenzione? Perché investire in prevenzione vuol dire investire in progresso, vuol dire investire in sviluppo, e questo l'abbiamo capito. Quindi abbiamo capito che ogni centesimo che noi investiamo in prevenzione, poi la filiera diventa un moltiplicatore. E anche in questo caso noi investiamo in prevenzione come chi mi ha preceduto, quindi la sana e corretta alimentazione, che vuol dire qualità di vita, che vuol dire quindi allontanare anche malattie croniche che poi ci possiamo portare appresso per tutta la vita. E lo dobbiamo dire, diventano poi anche un costo, se vogliamo, economico, sanitario, sociosanitario. Quindi voi capite che è proprio una filiera buona, lasciatemi, uso questo termine, nel vero senso, e quindi a 360 gradi. L'Istituto Zooprofilattico è un nostro partner fondamentale in questa e in tantissime altre iniziative, e quindi che con noi insomma opera all'interno di questo settore, quindi diventa punto di riferimento per noi, e ringrazio la dottoressa Ricci proprio per l'impegno, la disponibilità, ma la collaborazione insomma che c'è oggi su svariati tavoli. E poi chiaramente anche l'Agenzia Primaria per l'Innovazione e il settore, del settore primario, il dottor Dell'Acqua, che ritrovo dopo un periodo che ci ha visto fianco a fianco in quel di Marghera, in una situazione insomma non proprio piacevole, ma che ricordiamo oggi insomma con affetto, diciamo, non rimpiangiamo, quindi non vi preoccupate, assolutamente non rimpiangiamo questa situazione. E poi chiaramente il consorzio, quindi anche con il dottor Danieli, che rappresenta poi tutto il mondo delle PPL. Perché ho voluto insomma cercare anche di citare chi è seduto oggi attorno a questo tavolo con me e anche le funzioni che ci sono, perché la firma dell'accordo che noi andremo a firmare a brevissimo, insomma, che è questa novità rispetto all'evoluzione che c'è stata per quanto riguarda appunto le PPL, è anche la testimonianza come ci sia una rete di enti istituzionali che collaborano tra di loro, che lavorano tra di loro e che hanno quindi degli obiettivi comuni, e sono quelli che vi ho citato prima. Quindi siamo veramente molto, molto contenti che ci sia oggi questa firma di questo protocollo, che verrà monitorato, poi rinnovato, poi aggiornato, insomma, in base a quelle che sono le evoluzioni. Abbiamo già visto in questi anni insomma che evoluzioni ci sono state, e in base a quelle che saranno sicuramente insomma gli obiettivi e poi i risultati che riusciremo a conseguire. Ma proprio con, e vado a chiudere, con un fine che è unico, insomma, quello sicuramente della valorizzazione in tutte le sue sfaccettature del nostro territorio, della tutela, ma anche della tutela quindi dei nostri prodotti, la valorizzazione e anche poterli mettere a disposizione del consumatore finale. Quindi grazie, buon lavoro a tutti voi, perché so che voi insomma rappresentate anche poi queste realtà radicate nel territorio, che diventano anche delle vere sentinelle, sentinelle non solo per quanto riguarda quella che è la salvaguardia, la tutela, ma anche sentinelle, io le voglio insomma sintetizzare così, anche da un punto di vista comunitario e sociale per quanto riguarda il rapporto e le relazioni che si possono istituire. Grazie, grazie all'assessore Lanzarin, che come anticipato ci ha portato al momento clou del nostro convegno, ovvero la firma di questa stipula del contratto, dell'accordo quadro tra la Regione Veneto con le sue istituzioni e il consorzio PPL Venete. Se dice, mi chiedevano se ci sono delle domande, possiamo... Ditemi voi come... Io ho la penna nera.
Sì, più vicini. Più vicini. Che lei poi li scambiamo. Abbiamo la pena sola. Quella produzione. Chi manca? La penna è nera. La penna è nera, sì, la mia penna. Qui c'è una penna nera. Ecco, stanno firmando. Stanno firmando le varie parti e l'accordo a breve sarà siglato. Come abbiamo detto, è un percorso che è nato sperimentalmente nel 2007 e oggi arriva ad un importante traguardo che sarà l'inizio di una, di un'altra sicuramente luminosa ed importante strada. Ecco, accordo quasi siglato da tutti gli attori. Grazie. Grazie, l'accordo è stato firmato e siglato. Adesso ci saranno le foto di rito e vi ringraziamo per essere stati qua con noi, ma un attimo, adesso ci sono le foto, poi vi faccio un piccolo annuncio. Così siete visibili a tutti. Grazie, grazie a tutti. Un applauso anche a voi, piccoli produttori locali. Vi voglio ricordare che come si può finire questo incontro se non con un assaggio dei prodotti appunto dei piccoli produttori locali e compriamo i prodotti certificati con il bollino PPL. Grazie e buon pomeriggio a tutti.